A merito di Porto Salvo in scena lo spettacolo di fine anno a cura degli alunni dell'Istituto Superiore Tenente Colonnello Giovanni Familiari, che si sono esibiti nell'Aula Magna, gremita di studenti e anche genitori, con recitazione, sceneggiatura, musica, canto, danza e anche recitazione. Il nostro istituto negli ultimi anni, ha dichiarato il dirigente scolastico, dottor Domenico Zavettieri, si propone nel territorio come scuola che progetta e ricerca sul piano dell'innovazione curriculare e didattica, orienta, promuove la partecipazione alla cultura nelle sue diverse manifestazioni, promuove lo star bene con se stessi e con gli altri, l'attenzione all'ambiente e circostanze, la prevenzione di comportamenti a rischio, rafforza lo sviluppo di competenze comunicative attraverso la conoscenza delle lingue straniere e il possesso di molteplici codici espressivi, verbali e non, promuove anche l'uso consapevole delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, promuove l'integrazione delle persone diversamente abili e favorisce inoltre le attività di carattere sociale e di aggregazione tra i giovani. Sì, oggi diciamo che i ragazzi per una parte del piano dell'offerta formativa, specificatamente per quanto riguarda la musica, hanno organizzato unitamente alla docente impegnata un'attività conclusiva di anno scolastico coinvolgendo i ragazzi tutti. Stamattina ci sarà questa manifestazione, questo spettacolo canoro musicale e teatrale, dove sono stati coinvolti molti alunni dell'istituto come attori, altri ancora come spettatori, ma comunque sempre resi partecipi nelle nostre attività. La scuola chiaramente alla fine fa anche un bilancio delle competenze ed è un bilancio per il nostro altamente positivo, fatto di tante iniziative, di progetti, di una fitta e ricca alternanza di scuola-lavoro per le classi interessate e obbligate a farle, per un lavoro anche di incontri con l'autore che più volte durante l'anno si è ripetuto, di iniziative che di fatto, previste dal piano dell'offerta formativa e dalle esigenze anche a volte del momento, hanno contribuito ad arricchire di più la nostra istituzione scolastica. Quindi è un bilancio assolutamente positivo, è un bilancio fatto anche e corroborato dalla scelta dell'Associazione Libera e di Don Ciotti di aver voluto nella giornata particolare del mese di marzo all'Ocre per il ricordo delle vittime di tutte le mafie, abbia voluto incontrare esclusivamente gli studenti del Familiari. Ringrazio Don Ciotti per questa sua scelta e i suoi collaboratori di Libera del territorio, perché ha dimostrato grande interesse per i giovani e non ha voluto ascoltare né dirigenti, né docenti, né altre autorità, ma ha voluto incontrare ed ascoltare i giovani. Ecco, questo per me è stato un momento importante di crescita, di formazione e di attenzione. Quindi un anno assolutamente positivo. Ecco, lei ha parlato di giovani, ha parlato di Libera e di Don Ciotti, ne approfitto per chiederle dalla sua postazione, insomma, dal suo osservatorio, dal suo punto di osservazione, accadono sempre di più in Italia e non solo, fattacci, insomma, come quello che è stato non a caso definito un fratricidio, cioè stamattina leggiamo sulla stampa che un ragazzo di 17 anni ammazza addirittura un coetaneo, e quindi i giovani che forse sono molto distratti dall'uso, voi avete fatto in questo istituto anche l'incontro, dall'uso dei social, di Facebook, eccetera. Un messaggio ai genitori dei giovani. Il messaggio che un genitore può mandare ad altri genitori è quello di essere vicino ai figli, di parlare con i figli, di ascoltarli, di cercare di capire e cogliere qual è la loro esigenza più intima per camminare insieme verso la democrazia, verso la libertà, la chiarezza, la lealtà, la cultura, perché la scuola è il tempio della cultura,
è maestra di vita, e tra le maestre di vita la maestra di vita, e non può ascoltare la scuola, il puzzo della delinquenza, ma deve emanare il profumo della democrazia e della libertà associata ad una cultura forte, evitando di ascoltare il canto delle sirene fuorvianti che spesso tentano di deviare i giovani. La nostra scuola fa tutt'altro, fa cultura, fa operatività, coltiva il profumo delle libertà. Ecco, spesso, le ha citato Don Ciotti, noi abbiamo anche assistito a una polemica, quindi non ci nascondiamo. Lei non avrebbe invitato il Primo Cittadino, per esempio, in quella manifestazione, lo diciamo perché il Primo Cittadino ha fatto una nota, lo diciamo perché nell'ultimo Consiglio Comunale ancora il Primo Cittadino attacca la scuola. Le dicevo prima un messaggio ai giovani, ai genitori dei giovani, cioè, però rispetto a queste liti, ora noi non vogliamo entrare nel merito delle ragioni e del torto, però da osservatori attenti siamo preoccupati per quello che sta avvenendo in questo paese. Quali sono le iniziative che pensate di assumere, vabbè che è finito l'anno scolastico, allora, perché non si continui? E allora la scuola, gliel'ho ripetuto poco fa, è maestra di vita, è tempio della cultura e deve collaborare con le istituzioni del territorio qualora le istituzioni vogliano collaborare, senza doppioni, attriti o accavallamenti arbitrari, perché sono due istituzioni dello Stato che devono collaborare, ma che ognuna deve portare avanti un proprio percorso. Per quanto riguarda le polemiche che il signor sindaco di Merida ha voluto porre sulla stampa per Don Ciotti, io ho già risposto attraverso la stampa e non sono interessato alle iniziative del signor sindaco di Merida. Don Ciotti ha voluto incontrare solo i ragazzi. Quindi le polemiche gliele lasciamo fare a chi le vuole fare, e chiaramente la scuola non deve rispondere a nessun sindaco, a nessun presidente della provincia, a nessun presidente della regione, ma deve rispondere soltanto, prima di tutto, ai ragazzi, alla propria coscienza, alle famiglie e alle autorità scolastiche gerarchicamente superiori a noi, con le quali siamo in un rapporto di collaborazione, di sinergia, e ogni qualvolta ci viene chiesto qualche informazione, la scuola è sempre disponibile a inviare atti, documenti, notizie, chiarimenti che gli uffici vorranno chiederci. Torniamo alla manifestazione di oggi, vediamo in sala moltissimi ragazzi, l'aula magna è stracolma, insomma. Ma sono tutti allievi della scuola o ci sono anche ospiti? No, sono tutti ragazzi della scuola, credo, i genitori, qualche genitore, forse rappresentante di classe, ma che sia venuto spontaneamente. No, abbiamo già incontrato qualche genitore, diciamo che è molto partecipata, quindi sì. Questo è a dimostrazione, insomma, che i cittadini, gli allievi, i genitori sono vicini, certo, anche certo, all'istituto, certo, familiare. Noi siamo contenti dell'opera che abbiamo portato avanti, la ringrazio di essere venuta. Grazie a lei. Niente.